Il film inizia a Città del Messico, un luogo spietato e senza Dio dove ogni ora viene rapita una persona. Con i cartelli e i rapitori che dominano le strade, è una città pericolosa da visitare. Sfortunatamente, non è questo il motivo per cui Samuel Ramos, proprietario di una fabbrica di auto in difficoltà, cerca di assumere una guardia del corpo per la sua piccola figlia, Pita. Il suo avvocato, Jordan Kalfus, lo convince astutamente a prendere una guardia del corpo per rinnovare la polizza di assicurazione contro il riscatto. Sembra che l'assicurazione per il riscatto sia di moda tra le persone ricche in caso di rapimento. Ma perché funzioni è necessario avere una guardia del corpo. Così, Ramos inizia a cercare una guardia del corpo a basso costo da poter licenziare in qualsiasi momento. È qui che nasce John Creasy. A suo agio nel retro di un taxi, sta andando a incontrare il suo vecchio amico militare Rayburn. L'uomo è a capo di una squadra di sicurezza che scorta la gente in giro e se la spassa in Messico con la moglie latina. Ma Creasy non se la passa bene. È caduto in disgrazia. Beve troppo e non riesce a dimenticare il suo passato. Quando Rayburn viene a sapere che Creasy è rimasto senza lavoro per un po', vede l'opportunità di aiutarlo. Ramos gli chiede di trovare una guardia del corpo affidabile per sua figlia. Nella scena successiva, vediamo Creasy ripulito e fresco d'acqua che viene elogiato da Ramos per il suo impressionante curriculum. 16 anni di esperienza militare e un ampio lavoro nell'antiterrorismo. Sembra che Creasy sia così imbarazzato dal suo passato che ha modificato il suo curriculum, sostituendo contro l'insurrezione con contro il terrorismo. Ramos è davvero impressionato e sceglie di ignorare i problemi di alcolismo di Creasy, ma lo avverte di mantenere un basso profilo, soprattutto con la moglie. Quando arrivano nella lussuosa villa di Ramos, entra in scena Lisa, la splendida moglie americana. Poi gli offre un drink e Creasy non perde tempo per dimostrare a tutti che è un fan della bottiglia. La rapida fiducia di Lisa in Creasy è evidente quando chiede a Pita di accompagnarlo nella sua stanza. Anche se Creasy rimane con la faccia da poker mentre gli fa fare il giro, sembra che Pita sia una persona vera e propria quando cerca di essere amichevole e di conoscerlo. Più tardi, vediamo Pita affezionarsi ancora di più a Creasy, dicendo alla mamma che sembra un grande orso triste. La mattina dopo vediamo Creasy in servizio, che accompagna Pita a scuola. Ma la chiacchierona non smette di chiacchierare e comincia a dare sui nervi a Creasy. Quando arrivano a scuola, Pita presenta Creasy a suor Anna, la direttrice della scuola. Quando Creasy torna a casa riceve la visita a sorpresa di Lisa, che gli fa mettere via il drink. La donna chiede come vanno le cose con Pita. Creasy spiega che non è altro che una guardia del corpo e non è certo un amico di Pita. Tutto è iniziato quando Pita lo ha bombardato di domande personali mentre tornavano a casa. Come è tradizione di tutti i protagonisti depressi e che si autodistruggono, Creasy beve fino a intorpidirsi la notte. Una sera fatidica, dopo una serie di momenti bui e inquietanti, Creasy raggiunge il suo punto di rottura. Prende la pistola, se la punta alla testa e preme il grilletto. Tuttavia, sotto shock, la pistola non spara. Quando più tardi ne discute con Rayburn, i due escogitano ogni sorta di ragione per il mancato sparo, ma alla fine lo attribuiscono al destino, un proiettile dice sempre la verità. Di conseguenza, Creasy conserva il proiettile che gli ha risparmiato la vita. Il giorno dopo Creasy nota un'auto sospetta che lo segue. Prende rapidamente in prestito una matita per scrivere il numero di targa, ma si ferma bruscamente per evitare un incidente e l'auto riparte. Nonostante il tentativo fallito di Creasy, Pita riesce a fare ciò che lui non è riuscito a fare. Nella scena successiva vediamo Creasy dare una mano a Pita dopo il suo allenamento di nuoto. Sembra che Creasy abbia fatto del prendersi cura di Pita il suo scopo, la sua ragione per continuare ad andare avanti dopo il suo fallito suicidio. Le chiede solo di non aver paura del colpo di pistola iniziale. Il loro legame si rafforza, fino a un momento in cui Creasy viene visto sorridere durante una chiacchierata con Pita. Sorpreso dalla sua stessa reazione, Creasy si rende conto che Pita ora occupa un posto speciale nel suo cuore, al di là della semplice ragazza ricca che ha il compito di proteggere. Il giorno seguente è un giorno importante per Pita, che si reca alla gara di nuoto per la quale si era allenata. Creasy la sorveglia come un padre devoto. Un colpo di pistola rompe il silenzio e Pita salta fuori dal blocco di partenza. Mentre Pita corre verso il traguardo con determinazione, Creasy cammina a bordo vasca, incitandola. E poi, in un'emozionante dimostrazione di pura forza di volontà, Pita supera i suoi concorrenti e raggiunge la vittoria. In seguito, quando Pita e Creasy vengono raggiunti da Rayburn e da sua moglie Alicia, Pita consegna a Creasy un regalo, una collana di San Giuda, il santo patrono delle cause perse. Questo dimostra che Pita si accorge delle sue difficoltà e si preoccupa sinceramente per lui. Ciò che è successo fa sì che Creasy abbandoni per la prima volta la bottiglia la sera e passi il tempo a leggere la Bibbia. Il giorno seguente, Pita sta andando a prendere lezioni di pianoforte, un corso di cui non è molto entusiasta. La ragazza dimostra la sua intelligenza raccontando a Creasy come sia riuscita a scrivere il numero di targa dell'auto che la inseguiva mentre lui non ci riusciva. Mentre Pita si dirige verso l'interno, Creasy deve aspettare il suo ritorno, godendosi il momento con la collana e il fiore che lei gli ha regalato poco prima. Creasy intuisce i problemi quando un'auto della polizia blocca la strada, confermando la sua paura quando l'auto che li seguiva si ripresenta, parcheggiando proprio vicino alla casa in cui è entrata Pita. Creasy cerca di capire come stanno le cose, ma è troppo tardi. Si precipita verso la casa proprio mentre Pita esce allegramente.
la povera ragazza è terrorizzata e stupefatta. Inaspettatamente, gli agenti iniziano a sparare contro di lui. Anche se è ferito a morte, Crisi reagisce coraggiosamente, abbattendo i poliziotti e due dei rapitori. Ma è uno contro molti e alla fine crolla. Pita si precipita da Crisi e lo trova a terra privo di sensi. Senza Crisi l'orso a proteggerla, finisce per essere rapita. Crisi è in ospedale e i poliziotti lo tengono d'occhio per l'omicidio di due cosiddetti agenti diligenti. Le cose si fanno interessanti durante una conferenza stampa con il capo della polizia, quando una coraggiosa giornalista di nome Mariana Guerrero si chiede come mai i poliziotti fossero lì prima del rapimento. Anche Manzano la sostiene, accusando i due poliziotti di essere corrotti. Più tardi, quella sera, Manzano e Rayburn decidono di portare Crisi al sicuro di nascosto dall'ospedale, temendo che la polizia gli faccia del male. La villa di Ramos è invasa da poliziotti, tra cui Victor Fuentes, il capo della squadra antirapimento, in attesa della chiamata dei rapitori. Un uomo conosciuto come La Voce Chiama. Fa parte di una confraternita chiamata la Hermandad e vuole 10 milioni di dollari per liberare Pita, divisi in due borse. Dà a Samuel istruzioni chiare: seguire i passi e nascondere il denaro nel bagagliaio di un'auto in un punto preciso. I rapitori vogliono che Ramos venga da solo, ma il suo avvocato li convince a fargli portare un autista. Fuentes è quello che sale in macchina con Ramos, rispondendo alle chiamate lungo il percorso. Ramos compie però l'ultimo passo da solo. Mette i soldi nel bagagliaio di un'auto, come gli avevano detto. Ma proprio quando pensa che sia tutto a posto, risuonano degli spari. Un gruppo di malviventi tende un'imboscata all'auto di consegna e uccide i rapitori. Il giorno dopo i poliziotti sono ancora a distanza nella villa di Ramos. Ricevono di nuovo una chiamata dalla voce. Accusa Ramos di aver fatto il doppio gioco e minaccia di uccidere Pita. Le corde del cuore di Lisa vengono tirate con forza e lei implora, singhiozzando la voce, di non fare del male a sua figlia. Ma lui la colpisce con una risposta fredda. È troppo tardi. Il volto di Lisa si contorce dal dolore mentre assorbe il peso della notizia. Quando Crisi si sveglia, Rayburn lo mette al corrente di tutto. Più tardi, quel giorno, si recano a controllare la scena del crimine. Subito dopo arriva Mariana sulla scena del crimine. È come un'enciclopedia ambulante e sa tutto di Città del Messico. Mariana inizia a parlare di El Hermandad, dicendo che è una confraternita che protegge poliziotti e funzionari governativi corrotti. La donna è determinata a smascherarli e dice a Crisi che farà tutto il possibile per aiutarlo. Crisi diventa super determinato a cercare giustizia per ciò che è stato fatto a Pita, a qualunque costo. Anche se Rayburn inizialmente esita ad aiutarlo, la determinazione di Crisi è incrollabile e alla fine Rayburn cede. Crisi va a casa di Ramos e prende il diario di Pita, che contiene un numero di targa. Fa una seria promessa a Lisa, giurando di vendicarsi dei responsabili del rapimento. Si arma con un mucchio di pistole, da quelle grandi a quelle piccole, e mette le mani anche su un lanciarazzi, grazie agli amici di Rayburn. Chiama Mariana per avere informazioni sul numero di targa annotato da Pita. Mariana chiede al suo amico con benefici Manzano di aiutarla. Alla fine trovano l'auto e Crisi non perde tempo ad affrontare il conducente, Jorge Gonzalez, coinvolto nel rapimento di Pita. Più tardi, Gonzalez viene trovato legato nudo al volante dell'auto, con le dita esposte. Crisi inizia una tortura calcolata per estrarre informazioni sui rapitori e sul loro capo, La Voce. Quando l'interrogatorio si fa più intenso, Gonzalez rivela che comunicano solo via telefono e consegnano gli ostaggi a un gruppo chiamato Guardiani. Quando Gonzalez smette di collaborare, Crisi gli taglia brutalmente un paio di dita e un pezzo di orecchio. Quando Gonzalez rivela l'ubicazione dei Guardiani, che è un nightclub, Crisi, vendicativo, spara all'uomo senza pensarci due volte, mandando l'auto in caduta libera giù da un precipizio. Crisi rintraccia i Guardiani che Gonzalez ha denunciato. È divertente il modo in cui si mimetizza con il suo travestimento. Una volta entrato, inganna la guardia e la attira a sé prima di costringerla a salire al piano superiore. Posizionato vicino alla porta, fa irruzione quando questa si apre, sparando mentre una donna cerca di scappare. Elimina rapidamente la guardia come se fosse un insetto, poi passa a interrogare un altro rapitore. Ci dice tutto sul signor Fuentes, capo della commissione per i rapimenti. È stato lui a dirottare i soldi del riscatto. Dopo aver ottenuto ciò che gli serve, Crisi lo fa fuori con freddezza. Si scopre che i guardiani hanno già preso un'altra ragazza, colpendo Crisi con il ricordo di Pita. La salva e consegna a Mariana la carta di credito del rapitore, chiedendole di tracciare le tracce del denaro. Prosegue e, con soddisfazione, brucia il club. Nulla può fermare la gente di Città del Messico dal cantare mentre rimbalza e salta senza preoccuparsi del mondo. Ora è il momento di Fuentes. Crisi organizza un piano per catturarlo vivo. Si posiziona in una casa strategica e prepara il suo lanciamissili a spalla. Quando Fuentes e le sue guardie del corpo si presentano, Crisi invia un missile verso di loro. Il missile parte e fa saltare in aria le guardie del corpo con un'enorme esplosione. Emergendo dalle fiamme, Crisi elimina rapidamente le altre guardie del corpo e rapisce Fuentes. Subito dopo, Crisi lega Fuentes alla sua auto. Minacciando Fuentes con una bomba che ha piazzato nel suo retto, Crisi gli dà 5 minuti per confessare. Crisi è ora sorpreso dalla prossima rivelazione.
Fuentes è il capo della Hermandad e ha dirottato i soldi del riscatto, per poi scoprire che tre quarti di essi sono carta straccia. Si scopre che l'avvocato di famiglia ha preso il resto. Senza battere ciglio, Crisi si dirige a casa dell'avvocato, calmo e tranquillo, lasciando Fuentes a saltare in aria. Quando Crisi arriva a casa di Kalfus, lo trova che galleggia in piscina senza vita. Si scopre che il vero cervello dietro a tutto è Samuel Ramos. Crisi mette insieme i pezzi esaminando i documenti bancari della casa di Kalfus con l'aiuto di Mariana. Tornata alla villa di Ramos, Crisi lo affronta su tutto. Lisa è scioccata e chiede risposte, spingendo Ramos a confessare. Qui apprendiamo che i soldi dell'assicurazione sono stati in realtà divisi tra Kalfus e Ramos. Vedendo la situazione finanziaria di Ramos, Kalfus lo ha convinto a inscenare un falso rapimento per guadagnare un po' di soldi dalla compagnia assicurativa, promettendo di rilasciare Pita dopo un paio di giorni. Ma con Fuentes che fa il doppio gioco con i rapitori, il loro piano si scontra con un problema. Crisi rimane composto ma deluso mentre Lisa lo esorta a far fuori Samuel per quello che ha fatto a Pita. Crisi scarica la pistola, lasciando un solo proiettile, lo stesso che lo ha salvato. Consegna la pistola a Samuel e si allontana mentre lo sparo riecheggia nell'aria e Samuel cade senza vita. Manzano e Mariana scoprono dove vive la moglie della voce controllando il conto bancario usato per inviare denaro alla carta che Crisi ha consegnato in precedenza. Vediamo che gli uomini di Manzano si sono infiltrati nella casa e hanno piazzato delle cimici con il pretesto di fare l'iniezione di colera. In questo modo sono riusciti a rubare una foto della voce e a farla pubblicare sui giornali. Dopo aver scoperto dove si trova la casa, Crisi parte un'ultima volta per uccidere la voce una volta per tutte. Ma mentre entra viene inaspettatamente colpito da un proiettile. Ma non si arrende. Insegue chi ha sparato e lo cattura, solo per scoprire che è il fratello della voce. Inoltre, interrogando la moglie, scopre che il vero nome della voce è Daniel. In seguito Crisi lancia un messaggio forte sparando alla mano del fratello di Daniel mentre gli parla al telefono. Non è qui per i soldi. Tutto questo viene sorvegliato dagli uomini di Miguel. Ora che l'intera famiglia di Daniel è in pericolo, non ha altra scelta che arrendersi. Poi arriva la grande rivelazione. Pita è ancora viva. Daniel propone di scambiare la vita di Pita con quella del fratello e di Crisi, che accetta senza pensarci due volte. Incontra Lisa sul posto, dopo averla informata in precedenza. Crisi le dà le istruzioni. Lascialo andare solo quando avrai Pita. Se le cose vanno male, non esitare a sparare. E non aspettarmi. Poi vediamo Crisi dirigersi verso il suo destino. Uomini armati lo aspettano dall'altra parte di un ponte. Avendo già perso molto sangue, i suoi movimenti sono lenti. Dall'auto dei rapitori salta fuori una ragazza. Il sollievo invade Crisi quando Pita chiama il suo nome e corre da lui. Trova conforto nel suo abbraccio. Passandole il familiare diario rosa, la conduce da sua madre. Mentre Pita si riunisce alla madre, Crisi viene scortato via. Gettando un ultimo sguardo a Pita, in lacrime nell'auto, trova finalmente pace, stringendo la collana che lei gli ha regalato. Alla faccia del desiderio di morte di un uomo. Daniel ora ha il morto Crisi e suo fratello. Ma non è una vittoria per lui. Poco dopo viene fatto fuori da Manzano durante l'arresto. La storia si conclude esprimendo un desiderio, quello di avere tutti un orso Crisi da portare con sé. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.